Buonasera e benvenuti in questa seconda edizione del TG6 che apre con la pagina politica perché quest'oggi si sono dimessi tutti gli assessori della giunta regionale, un passaggio propedeutico al rimpasto dell'esecutivo che porrà la parola fine, almeno così sembra, su quella crisi nella maggioranza che si è aperta nello scorso mese di agosto. Vediamo. Gli assessori della giunta regionale abruzzese si sono dimessi in blocco stamattina per permettere al presidente D'Alfonso il rimpasto delle deleghe e consentire così la risoluzione della lunga crisi di governo con l'ingresso in giunta del consigliere regionale Andrea Gerosolimo della lista Abruzzo Civico. Per dare un contributo all'avvio della soluzione della crisi aperta ad agosto in consiglio regionale, ha dichiarato l'assessore Mario Mazzocca, a seguito delle mie dimissioni presentate da tutti gli altri componenti, la giunta del sottosegretario, anch'io ho restituito al presidente D'Alfonso l'incarico e le deleghe che mi erano state conferite formalizzando le mie dimissioni. Una crisi, è bene ricordare, creata da altri e subita soprattutto da noi. La richiesta fatta da SEL di compiere preliminarmente un percorso di verifica e aggiornamento del programma di governo è, a questo punto, ineludibile. Adesso si apre la fase 2 del governo regionale, ha aggiunto il consigliere regionale Gerosolimo, che era esattamente quello che anche noi di Abruzzo Civico avevamo chiesto. Avevamo posto dei problemi di natura programmatica sui quali adesso siamo d'accordo al 99%. Quanto al rimpasto, la soluzione individuata da D'Alfonso con le dimissioni di tutti gli assessori rappresenta la scelta migliore. Non mancano le reazioni dall'opposizione. Ha vinto Gerosolimo, hanno perso D'Alfonso, D'Alessandro, Selle e Mazzocca. Le dimissioni degli assessori della giunta D'Alfonso rappresentano una pantomima per gettare fumo negli occhi e nobilitare i passi indietro che hanno dovuto compiere D'Alessandro e Mazzocca. Con queste parole ha commentato l'accaduto l'ex governatore Gianni Chiodi. Siamo allibiti. Evidentemente D'Alfonso ha fatto troppe promesse, non solo agli elettori ma anche ai suoi alleati che adesso presentano il conto. Si apre così un precedente pericoloso, ha chiosato la consigliera del Movimento 5 Stelle, Sara Marcozzi. E ora la cronaca, una gang di giovanissimi che con rapine e aggressioni ha terrorizzato i coetanei della Movida pescarese. È stata sgominata da polizia e carabinieri nel corso di un'operazione congiunta portata a termine all'alba di oggi. 2 gli arrestati, 5 i denunciati. Knockout game, rapine, pestaggi nella notte della Movida pescarese. Protagonista una gang di giovani e giovanissimi pescaresi identificati da polizia e carabinieri che questa mattina hanno tratto in arresto un 17enne e un 14enne e denunciato altri 5 ragazzi. Fra questi anche un 13enne non imputabile. Per il 17enne il PM del Tribunale dei Minori dell'Aquila ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere presso un istituto penale minorile, mentre per il 14enne è stata disposta la misura cautelare del collocamento in comunità. In questa attività siamo riusciti a mettere insieme tutta una serie di episodi che inizialmente sembravano scollegati. I 2 arrestati facevano parte di un gruppo più ampio che ha terrorizzato giovani e giovanissimi sul lungomare per tutta l'estate. E comunque è stato fondamentale l'impulso che è stato dato dalle denunce dei ragazzi che, pur impauriti, pur intimoriti dalla violenza, dalla ferocia di questo branco, sono venuti in questura insieme alle loro famiglie, hanno denunciato, riconosciuto e collaborato con le forze dell'ordine. I 7 giovani a vario titolo devono rispondere dei reati di rapina, estorsione, ricettazione, minacce aggravate e porto abusivo di armi. I fatti sarebbero stati commessi fra i mesi di maggio ed agosto scorsi e precisamente il 19, 20 e 28 luglio ed il 1 e 5 agosto. Le indagini non sono ancora concluse. Una violenza fine a se stessa, soprattutto quando hanno messo in atto questa scellerata pratica del knockout game, che prevede di colpire persone ignare senza nessun motivo che passeggiano per strada. Ma le stesse rapine non sono riconducibili ad una logica di profitto perché hanno rubato pochi euro, quindi era proprio l'affermazione della propria supremazia il movente delle loro azioni. Allora, per ora abbiamo messo sicuramente un punto fermo su tutta una serie di episodi gravi che abbiamo ricostruito e ricostruito in maniera efficace grazie soprattutto alla collaborazione delle vittime. Non possiamo e anzi in parte speriamo che possano emergere ulteriori episodi e magari altre vittime vengano a denunciare quanto accaduto.
E ora parliamo dell'omicidio di Tagliacozzo, l'accusa è omicidio volontario. Per questo Pietro Catalano, già fermato ieri sera dalle forze di polizia, è stato formalmente arrestato e condotto in carcere ad Avezzano. Ad inchiodare l'assassino di Marco Callegari, freddato ieri sera in località Piccola Svizzera a Tagliacozzo, in provincia dell'Aquila, sono state le testimonianze. Tre i colpi di pistola sparati da Catalano. Il primo colpo è stato sparato per intimidire e ha sfiorato i piedi della vittima, mentre il secondo lo ha raggiunto al ventre. Il terzo, che lo ha colpito al cuore, è stato esploso in atto di esecuzione. La descrizione della scena del delitto è stata fatta ieri sera nel corso di un lungo interrogatorio da un testimone indagato per rissa e difeso dell'avvocato Luca Motta, che ha partecipato a tutte le fasi del fatto sanguinoso. E ora ci spostiamo a Sulmona. I militari delle Fiamme Gialle hanno denunciato un ambulante che cercava di vendere nei pressi dell'ospedale capi di abbigliamento contraffatti e provenienti dalla Campania. Un sequestro di capi di abbigliamento contraffatti da parte della Guardia di Finanza di Sulmona è stato effettuato nell'ambito dei controlli finalizzati alla repressione dell'abusivismo, alla contraffazione e al commercio che danneggia le imprese effettivamente in regola. 50 articoli posti sotto sequestro dai finanzieri per un valore commerciale di circa 2.000 euro. Vestiti provenienti dalla Campania, dell'ambulante fermato dagli uomini del nucleo mobile della finanza nel piazzale dell'ospedale di Sulmona. I militari hanno notato subito la scarsa qualità dei prodotti e la merce era occultata stranamente all'interno di una valigia. Qui hanno sospettato subito. Merce sequestrata e ambulante denunciato a piede libero. L'ambulante, secondo quanto scoperto dai finanzieri, era solito vendere i suoi prodotti nelle vicinanze del nosocomio di Sulmona. Nel giorno in cui la procura affida l'incarico per l'autopsia, i risultati dell'esame del DNA danno la certezza sull'identità della giovane donna i cui resti dilaniati sono stati rinvenuti il 1 settembre sulla A14, resti che appartengono proprio alla 19enne di Tortoreto, di cui i genitori avevano denunciato la scomparsa la mattina del ritrovamento. L'autopsia, secondo quanto si apprende, sarà effettuata la prossima settimana dall'anatomopatologo Gina Quaglione, alla quale questa mattina è stato affidato l'incarico dal PM Irene Scordamaglia, titolare del fascicolo. Al momento l'ipotesi di reato per il quale si procede è quella di induzione o aiuto al suicidio. Secondo la riforma della pubblica amministrazione, i nuovi tagli riguarderebbero le prefetture. In Abruzzo dovrebbero scomparire quelle di Chieti e Teramo, accorpate rispettivamente a Pescara e L'Aquila. Il sindaco Di Primio scrive ad Alfano denunciando il rischio sicurezza del territorio. Ancora tagli, ancora accorpamenti in vista, a suscitare polemiche e soprattutto preoccupazione oggi è l'annunciato accorpamento delle prefetture. In Abruzzo a scomparire sarebbero due, Chieti accorpata da Pescara e Teramo accorpata dall'Aquila. E subito si solleva la voce dei due sindaci che fanno capo ai territori depauperati dei presidi. Entrambi di centrodestra, Teramo, Brucchi se la prende con il premier Renzi accusandolo di voler risparmiare soldi sulla sicurezza dei cittadini del territorio, a Chieti invece Di Primio riceve un colpo dal suo stesso partito, Angelino Alfano. Un colpo di forbice chiamato riforma della pubblica amministrazione. La scadenza è per il 31 dicembre del 2016. Io non sono contro la soppressione o l'accorpamento delle prefetture tout court. Io credo che questo provvedimento, questi provvedimenti adottati soprattutto dagli ultimi governi, da quello Monti in poi, vadano prima riflettuti, ragionati, condivisi con i territori. Sopprimere o accorpare una prefettura non vuol dire soltanto togliere un prefetto, perché poi in realtà rimarrebbero i costi delle strutture, ma vuol dire compromettere la sicurezza sul territorio con il declassamento ad esempio delle questure. Declassare una questura non vuol dire togliere un questore, ma vuol dire anche avere meno uomini a disposizione, meno servizi da poter garantire. E allora io ritengo che sia opportuno che questo provvedimento vada rivisto nella sua interezza. La situazione potrebbe configurarsi contorta se si pensa che solo due mesi fa
Varoufakis, ti aveva visto un avvicendamento con l'addio di Fulvio Rocco De Marinis e l'arrivo di Antonio Corona, nuovo prefetto e contemporaneamente segretario dell'Associazione Prefettizia. Se dovesse essere eliminata la sede di Chieti in favore di quella di Pescara, il pensiero va subito alle cariche. Di pochi giorni fa è la notizia dell'addio di Vincenzo D'Antuono, prossimo alla pensione. Dunque, l'interrogativo è se Corona prenderà eventualmente il suo incarico. Intanto si fa sentire anche la voce di Forza Italia. Mauro Di Dalmazio, Gianni Chiodi e Paolo Gatti in una nota accusano Matteo Renzi di trattare Teramo come l'ultima periferia dell'impero per il mostrato disinteresse e per le infelici battute pronunciate nel corso della sua visita all'Aquila. E ora andiamo all'Aquila, il sindaco Massimo Cialente commenta la relazione della direzione investigativa antimafia che getta ombre sulla ricostruzione privata e rimanda al governo le responsabilità. È quello che ho sempre detto al governo, il problema è nei subappalti, ecco perché avevo chiesto di fare una white list più approfondita, ma il Ministero degli Interni non ha voluto e così al Presidente della Repubblica ho scritto che non è bello lasciarci soli. Così il sindaco dell'Aquila Massimo Cialente commenta la relazione semestrale sul post sisma in Abruzzo della Direzione Investigativa Antimafia che denuncia in modo chiaro ed inequivocabile come le misure antimafia siano inadeguate ad impedire infiltrazioni criminali, soprattutto nella ricostruzione privata. È infatti pieno di insidie il terreno della ricostruzione privata a causa di strumenti normativi insufficienti a garantire controlli efficaci contro le infiltrazioni mafiose. Ad aggravare la situazione con l'entrata in vigore del decreto enti locali è proprio la mancanza delle white list delle imprese pulite e certificate, emendamento stralciato in virtù dell'introduzione dell'autocertificazione antimafia. Lei come commenta questi dati? Ma è quello che ho sempre detto. Ma questo lo dico da fine del 2009, con Chiodi, con Fontana, con il prefetto Frattasi. E io ho sempre detto se c'è un problema di infiltrazioni o comunque di cose non chiare, lavoro nero, eccetera, eccetera, è nei subappalti. E questo è il motivo per cui noi abbiamo chiesto di fare una white list molto più approfondita. Il Ministero dell'Interno non ha voluto, ha detto che le prefetture sarebbero state sovraccaricate, non è il loro mestiere, tanto vero che adesso posso dire, io ho scritto una lettera dal Presidente della Repubblica in giù, compreso Angiolino Alfano, dicendo che non è bello che lascino soli noi a gestire una situazione sulla quale poi le ricadute d'immagine vanno sulla città, per cui si arriva poi a dire che siamo una città di magnaccioni, di approfittatori. Il sindaco del cantiere più grande d'Europa rimanda dunque al governo ogni responsabilità sulla presenza delle mafie all'Aquila e nei comuni del cratere, presenti oggi più che mai secondo la relazione semestrale della direzione antimafia. Oggi incontro il comando della Guardia di Finanza, annuncia poi Cialente a TV6, lasciando presagire una situazione più che mai scottante e fuori controllo. Questa mattina proprio ho incontrato i vertici della Guardia di Finanza, ai quali ho ribadito questa mia preoccupazione, ho dato anche alcune segnalazioni, alcuni rumors. Il segretario nazionale della CISL, Gigi Petteni, nel corso di un convegno tenutosi quest'oggi a Francavilla, ha parlato del piano per il Mezzogiorno in vista dell'incontro con il governo che si terrà nei prossimi giorni. Ancora alto il tasso di disoccupazione, ma, spiega il sindacalista, i segnali sono comunque positivi. Prima visita in Abruzzo per il segretario nazionale CISL Gigi Petteni. L'occasione è un seminario dedicato al Jobs Act e proprio ieri, in tarda serata, si è concluso un importante incontro con Confindustria sul delicato tema dell'occupazione e delle politiche economiche per il Mezzogiorno. Si punta a ridurre il divario tutt'oggi esistente sul territorio nazionale. I dati parlano di una ripresa, anche se l'Abruzzo rappresenta la regione con il più alto tasso di disoccupazione. Si sono messi in fila dei temi fondamentali oggi per l'economia e per il lavoro e credo che già nei prossimi giorni si avvieranno dei confronti seri e forti in questa direzione qui. Possiamo fare la nostra parte per cambiare e indirizzare alcune scelte che vadano nella valorizzazione dell'impresa e del lavoro, di ciò di cui ne abbiamo profondamente bisogno. Una svolta importante dovrebbe arrivare dall'incontro con il governo sulle politiche del Mezzogiorno. Spiega Petteni, in questo importante confronto indispensabile sarà la coesione tra tutti i sindacati. Bisogna farlo sui fatti concreti. Io credo che il primo fatto concreto è che
che se le organizzazioni sindacali condividono un modello nuovo di contrattazione, è la base su cui costruire poi i passaggi successivi. È troppo facile fare gli accordi dove pagano gli altri, pensioni, fisco e così via. Bisogna partire dalle cose che possiamo fare noi. Se faremo intese sull'innovazione del modello contrattuale, si aprirà una nuova stagione anche nel rapporto fra le organizzazioni. Infine, una dichiarazione il segretario nazionale la fa in merito alla denuncia sulle pensioni d'oro che, grazie ad una legge, la 564 del 96, riguarderebbe 17.000 sindacalisti con una pensione integrativa calcolata con il sistema retributivo sull'ultimo stipendio percepito. I nostri errori ne dobbiamo rispondere e dobbiamo correggere, ma nel medesimo tempo dobbiamo anche reagire a quello che è un attacco a tutti coloro che rappresentano chi ha meno voce, chi è nella società più debole da questo punto di vista qui. Per cui, partendo da un'azione incisiva, dalle nostre buone azioni, ma anche reagendo a un disegno che probabilmente ha altri obiettivi. Revocato a Pescara, con un'ordinanza del sindaco Marco Alessandrini, il divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare antistante via Balilla, dopo che l'ARTA ha reso noti i dati relativi agli ultimi prelievi. Se via Balilla torna balneabile, il punto di rilevamento di via Mazzini si conferma tale. Ancora una volta si ha conferma della variabilità dei dati sulla balneazione, ha detto il vice sindaco e assessore al demanio Enzo Del Vecchio, della necessità di approfondire la ricerca delle cause di tale situazione su altre fonti. Restiamo a Pescara. I consiglieri comunali di Forza Italia attaccano Regione e Comune sul piano urbanistico e dicono in questi enti c'è troppo immobilismo su questo fronte. Abbiamo denunciato, come dire, una corresponsabilità con la Regione Abruzzo. Entrambe le attività di questi due enti sono sostanzialmente bloccate. Abbiamo ricordato che in un consiglio straordinario che fu convocato proprio su richiesta dei consiglieri di centrodestra, l'assessore regionale Di Matteo assunse insieme al sindaco Alessandrini una serie di impegni anche sul piano dei tempi per quanto riguarda per esempio il decreto sviluppo, la legge di rigenerazione del tessuto edilizio. Nel giro di qualche settimana fu detto, quindi entro la primavera, avrebbero modificato la legge regionale esistente e poi data attuazione. Benissimo, di mesi ne sono passati 9, nulla si è fatto e nulla è neanche partito. Nel frattempo c'è una crisi che avviluppa tutte le realtà che in qualche modo sono collegate al vasto indotto del settore edilizia e davvero non si vede neanche un raggio di sole. Ovviamente nel totale menefreghismo di due amministrazioni, quella regionale e quella comunale, che anziché essere veloci sono lente come lumache, anzi sono sostanzialmente ferme. Noi torniamo a sollecitare l'adozione di atti, si faccia qualcosa. Qui mi pare che Alessandrini e anche D'Alfonso siano molto legati così, al modello ordinanza balneabilità della serie, magari scriviamo un atto e poi la teniamo ferma in un cassetto e l'importante è che non dia effetti. I danni invece arrivano, è nel caso dell'ordinanza fantasma e anche nel caso di queste attività che non sono neppure fantasme perché non sono neppure nate. Il Tribunale di Teramo ha decretato il fallimento del CIRSU, il Consorzio per la Gestione dei Rifiuti, di cui sono soci i comuni di Bellante, Morodoro, Notaresco, Mosciano, Giulianova e Roseto degli Abruzzi. Il CIRSU, Consorzio per la Gestione dei Rifiuti, è stato dichiarato fallito dal Tribunale di Teramo. Una sentenza che arriva all'indomani dell'esaurimento della vecchia discarica e in attesa dell'apertura del nuovo invaso, quello di Grasciano 2. Si chiude così una vicenda che si trascina da anni con il Tribunale che aveva inizialmente rigettato la richiesta di fallimento accettando il piano di risanamento aziendale presentato dal Consorzio, oggi rigettato. La procedura fallimentare era stata richiesta dalla Deco S.p.A. di Rodolfo Di Zio, che vanta un credito nei confronti di CIRSU di 2.250.000 euro. Il consorzio avrebbe potuto pagare, ma il consiglio di amministrazione ha sempre ritenuto che fosse Deco a dover versare delle somme dopo il fallimento di Sogesa. Nella giornata di ieri, al termine della riunione del collegio composto dal presidente Gianseverino Cappa e dai giudici Giovanni Cirillo e Mauro Pacifico, il tribunale ha definito il CIRSU una società attualmente inattiva, perché inattiva è anche la società che svolge per suo conto il servizio di trattamento rifiuti per la provincia di Teramo. Dal momento che la precedente discarica è ormai esaurita, la nuova è ancora in fase di realizzazione, sicché non vi è in realtà nulla da gestire.
Un passaggio che ha lasciato perplessi il presidente del CIRSU, Angelo Di Matteo, e i sei sindaci dei comuni consortili, Giulianova, Roseto, Notaresco, Morodoro, Mociano e Bellante, che a poche ore dalla sentenza si sono riuniti per fare il punto della situazione e decidere il da farsi. Ed è proprio su quel passaggio, in cui si dice che il CIRSU è inattivo, che si baserà il ricorso che il consorzio presenterà entro 30 giorni per impugnare la sentenza. Intanto il Tribunale ha proceduto alla nomina di tre curatori fallimentari e ha fissato l'udienza per la verifica dello stato passivo al 15 dicembre prossimo. Il compito dei curatori fallimentari sarà innanzitutto quello di garantire la continuità del servizio per impedire che vi sia una interruzione e per evitare che i rifiuti restino in strada. Il 30% degli inquilini del progetto Case all'Aquila vive una situazione di disagio sociale. Per differenziare queste famiglie da chi paga, o meglio da chi non paga invece potrebbe, il comune introduce diverse fasce e cerca di venire incontro ai nuclei bisognosi. Il disagio sociale all'Aquila negli ultimi anni è aumentato notevolmente e se ci riferiamo ai soli assegnatari del progetto Case si è arrivati al 30% di famiglie in difficoltà a causa della perdita del lavoro in primis, passando poi per gli effetti diretti e indiretti del terremoto. Un quadro che emerge dall'osservatorio privilegiato che ha a disposizione l'assessorato all'assistenza alla popolazione. Diciamo che qui è in qualche modo un osservatorio privilegiato perché tocchiamo con mano tutti i giorni quanto è difficile per molti, troppi nuclei familiari aquilani tirare avanti, e lo tocchiamo sia, lo misuriamo sia rispetto agli inquilini del progetto Case, ma anche, e mi riferisco alle deleghe sul lavoro, per tutti coloro che ci vengono a chiedere un lavoro tramite lo sportello lavoro che abbiamo attivato da qualche mese. All'interno del progetto Case, nella fattispecie, io credo che a questo punto possiamo parlare, anche se ovviamente il dato è ancora un po' da sgrezzare, perché in questi giorni si stanno presentando gli sei e tutto, un 30% sta seriamente in difficoltà. Per questo motivo si è deciso di introdurre una graduazione nei canoni di locazione degli appartamenti. Quattro le fasce. La prima fino a 7.000 euro annui con il nuovo ISEE, che paga un canone simbolico di 15 euro al mese. La seconda tra 7.000 e 10.000 paga 25 euro al mese. La terza tra 10.000 e 12.000 paga 50 euro al mese. Per la quarta fascia, oltre i 12.000 di ISEE, si paga in base ai patti territoriali, accordi sanciti tra associazioni di categorie, sindacati e ATAR per ottenere dei canoni calmierati. Ad esempio, per 70 metri quadri in un appartamento del progetto Case a Sant'Antonio si pagano circa 250 euro al mese. In base a questo quindi abbiamo introdotto dei canoni molto calmierati, quasi simbolici, che vanno dai 15 ai 50 euro al mese, che permettono a queste famiglie di poterle pagare, quindi di non essere sottoposti agli sfratti che in questi giorni ci sono, e potranno anche diciamo, agire una retroattività relativamente agli anni 2013-2015. Questo io credo che sia un atto concreto che viene incontro alle esigenze delle famiglie e che in qualche modo da un piccolo beneficio. Oltre il 60% dello stipendio del consigliere regionale del gruppo misto Leandro Bracco verrà devoluto per l'acquisto di alcuni computer destinati alla biblioteca provinciale d'Annunzio di Pescara. Il consigliere respinge al mittente le accuse di demagogia. Consigliere Bracco, questa mattina in conferenza stampa state illustrando questa iniziativa, un decurtamento del suo stipendio da consigliere regionale, una donazione per la biblioteca provinciale Gabriele D'Annunzio di Pescara. Sì, esatto, poco meno di 4.000 euro che con piacere tolgo dalle mie tasche e, diciamo, e do alla biblioteca provinciale di Pescara. Già 5 computer di ultima generazione sono stati da me acquistati e verranno nei prossimi giorni posizionati, appunto installati in questa biblioteca, più altri circa 1.500 euro di denaro, appunto, che arriva sempre da me per delle migliorie per quanto riguarda i bagni degli utenti in biblioteca e anche per le inferriate esterne al palazzo. Io, pur essendo stato espulso dal 5 Stelle alcuni mesi fa, continuo con piacere, convinzione e volontà a tagliarmi di circa il 70% di ogni mese l'indennità che riceviamo, cioè noi riceviamo circa 9.500 euro netti al mese e io, appunto, mensilmente mi tolgo circa 6.000 euro, tramite i quali vado a fare del bene alla collettività. Qualche mese fa 3.000 euro per la biblioteca comunale di Roseto e adesso poco meno di 4.000 per quella di Pescara.
Un'iniziativa sicuramente apprezzabile, e proprio a Roseto però lei ha ricevuto anche delle critiche su questa iniziativa. Qualcuno l'accusa di voler fare demagogia per poi candidarsi a sindaco della cittadina adriatica. Guardi, io ho già ripetuto in mille occasioni che le possibilità che io mi candidi come sindaco a Roseto sono le stesse che Gianluigi Buffon, portiere della Juventus, possa essere acquistato nei prossimi giorni dalla Provercelli. Quindi sono delle le possibilità che lambiscono lo zero. E ora apriamo la pagina sportiva, lo facciamo vedendo la schermata del campionato di Serie B, la schermata della seconda giornata, una seconda giornata che si aprirà questa sera con l'anticipo dell'Adriatico Cornacchia, in campo il Pescara che cerca riscatto dopo la sconfitta secca rimediata domenica scorsa a Livorno. Pescara impegnato contro il Perugia, come vediamo appunto da questa grafica. Questa sera alle ore 20:30 con la direzione di Pinzani e di Empoli, poi le altre gare si giocheranno domani alle ore 15 con le altre eccezioni, cioè Spezia Provercelli, posticipo della domenica, ore 17:30, il nuovo posticipo voluto quest'anno dalla Lega, quindi nel tardo pomeriggio della domenica, e poi il classico Monday Night, questa volta tra Latina e Trapani, alle ore 20:30 di lunedì. Le altre gare dunque per esteso: Avellino Modena, Brescia Salernitana, Como Livorno, Crotone Novara, Ternana Cagliari, Virtus Entella Cesena, Virtus Lanciano Ascoli, Vicenza Bari. E allora per le ultimissime, proprio in vista dell'anticipo dell'Adriatico Cornacchia tra Pescara e Perugia, andiamo a collegarci con il nostro Paolo Renzetti. Buonasera Paolo. Buonasera Andrea, buonasera ai nostri telespettatori. Manca poco più di un'ora all'inizio di questa stessa gara tra Pescara e Perugia, stadio Adriatico ancora vuoto, stanno arrivando comunque i primi tifosi, sono previsti questa sera sugli spalti oltre 8.000 spettatori, tra cui circa 500 sostenitori umbri. Subito una prova d'appello importante per la formazione biancazzurra. Andrea, dopo il pesante 4-0 subito all'Ardenza di Livorno, il Pescara sa di non poter sbagliare per placare sul nascere, ne ha parlato anche ieri Oddo in conferenza stampa, i borbottii, i mormorii dei tifosi dopo il pesante KO subito in terra toscana. Pescara che recupera tanti titolari rispetto alla gara con i Granata, Pescara che però dovrà fare a meno comunque di giocatori importanti, non ci sarà Fiorillo che è squalificato così come Bruno, e sono indisponibili Campagnaro, Forte e Sansovini. Per quanto riguarda la formazione non abbiamo ancora la distinta ufficiale, il Pescara dovrebbe giocare sicuramente con il modulo caro ad Oddo, 4-3-1-2 con Aresti in porta che tra l'altro gioca non al meglio della condizione per un leggero attacco influenzale subito nelle ultime ore, poi Zampano, Fornasier, Zuparic e Crescenti in difesa, anche se Bunozza potrebbe essere preferito al limite anche all'ex Sandoriano, poi centrocampo con Torreira e Verre quasi certi del posto, dovrebbe esserci anche Benali, ma non è escluso un impiego di Memushai che però ha giocato con la nazionale poche ore fa, con la nazionale albanese, poi Valotti il trequartista, Cocco, Caprari o La Padula in avanti. Per quanto riguarda la panchina, tutti gli altri giocatori con Aldegani, Mignanelli, Bunozza o Fornasier, Fiamozzi, Selati, Mandragora, Memushai o il giocatore che gli lascerà posto al centrocampo, Mitrisa, La Padula o Caprari. Per quanto riguarda il Perugia, 3-5-2, questo è il modulo caro al tecnico Pierpaolo Bisoli, con Rosati in porta, in difesa dovrebbero giocare Mancini, Volta e Rossi, centrocampo davvero ben munito con l'ex del Prete, Spinazzola, Salifu, Rizzo, altro ex del Pescara, e Fabinho. In avanti, questa è quasi una certezza, dovrebbero giocare Lanzafame ed Ardemagni, con in panchina Zima, Comotto, Belmonte, Della Rocca, Drolè, Zeboli, Parigini, Di Carmine e Boscolo. L'arbitro, l'ha ricordato tu Andrea, e Pinzani di Empoli. Ricordiamo che questa sfida è carica di significati anche per la presenza di diversi ex nel Pescara, Crescenti e Verre, ma anche perché il Pescara eliminò nei playoff della passata stagione il Perugia proprio al Curi. È tutto, se non ci sono domande io Andrea restituirei la linea allo studio. Beh, possiamo ricordare Paolo che l'appuntamento per coloro che non saranno allo stadio, magari non hanno la possibilità di vedere la partita in televisione, di seguire la nostra diretta stadio appunto dalle ore 20:20 circa, no?
Esattamente, dalle 20:20 con la partita Pescara-Perugia proprio in diretta dall'Adriatico e poi al 91esimo con le interviste che saranno realizzate sempre in diretta dalla sala stampa del Cornacchia con Enrico Rocchi. Grazie, grazie Paolo e buon lavoro, ci sentiamo più tardi. Proseguiamo il nostro TG e parliamo di Virtus Lanciano che invece giocherà domani nel canonico orario delle ore 15 di sabato, si gioca al Biondi e questa notizia è stata accolta con sollievo anche dal tecnico D'Aversa che stiamo per ascoltare, D'Aversa che domani non potrà contare su Bacinovic, al suo posto Paghera. A centrocampo, in attacco rientra Piccolo, conferma per Nicola Ferrari come centravanti, mentre sull'out di sinistra ballottaggio tra Di Francesco e Lanini. Le parole nella conferenza pre-gara di Roberto D'Aversa. Ci auguravamo che alla fine potessimo giocare nel campo nostro perché penso, come ho detto già il giorno della presentazione, che quest'anno più che mai c'è bisogno dell'apporto del nostro pubblico per l'arco di tutto il campionato e quindi di far sì che veramente che abbiamo il dodicesimo uomo in più che ci aiuti a fare risultati, che sarà un anno difficile dove sicuramente faremo di tutto possibile per ottenere l'obiettivo nostro, ripeto, per il raggiungimento dell'obiettivo c'è bisogno di tutti quanti. Sapevamo dell'entusiasmo di una squadra che viene ripescata, sapevamo del blasone di una città come Ascoli, quindi siamo a conoscenza del fatto che comunque il pubblico da parte dell'Ascoli sarà numeroso, ma ripeto, a prescindere la campagna acquisti, dove lì non ci possiamo fare niente, e comunque hanno un potenziale economico, come ho già detto la settimana scorsa, dove loro attualmente hanno la possibilità di allestire una squadra più forte tutto il campionato, anche rispetto a quelli che magari si sono mossi benissimo durante il mercato estivo, però noi su tutto questo non possiamo farci niente, noi dobbiamo solo pensare a noi stessi e a cercare di mettere in campo le nostre caratteristiche di una squadra che si vuole salvare e quindi di non commettere gli errori, perché una squadra che si vuole salvare non si può permettere di commettere certi errori, e a prescindere i giocatori della squadra avversaria, a prescindere il modo con cui loro scenderanno in campo, tutto dipende da come affrontiamo noi questa partita. E veniamo alla squadra avversaria della Virtus Lanciano, cioè l'Ascoli, che inizierà proprio domani il suo campionato dopo l'ammissione al torneo a seguito delle inchieste sportive. Andranno in panchina gli ultimi colpi di mercato della squadra bianconera, quasi sicuramente andranno in panchina ma sono comunque a disposizione, ovvero Cacia, Antonini e Giorgi. Il trio di difesa nel 3-5-2 del tecnico Petrone dovrebbe essere composto da Cinaglia, Milanovic e Mengoni. In attacco, vista anche l'assenza dello squalificato Perez, squalificato al pari di Altobelli, sono in tre a contendersi due maglie, fra Caturano, Berrettoni e Grassi. Ebbene, due di questi saranno scelti da Petrone per essere titolari. Andiamo ad ascoltare proprio il tecnico del Picchio, Mario Petrone. E la squadra sta bene, ha lavorato molto bene, dobbiamo aspettare solo gli ultimi arrivati dal punto di vista proprio di condizione e di ritmo gara, e ci siamo, c'è entusiasmo, quello che voglio vedere, l'ho detto prima e lo ripeterò sempre da subito, più di tutte le altre volte, concentrazione e determinazione, sapendo che noi dobbiamo ricucire questo gap con gli altri proprio attraverso questi aggettivi che poi fanno la prestazione. È normale che dal punto di vista tecnico-tattico ci abbiamo già due giocatori squalificati, due o tre ragazzi che sono aggregati che non possono far parte della gara inizialmente, però gli altri stanno bene e siamo molto fiduciosi. Quello che ho chiesto ai ragazzi è di pensare solo ed esclusivamente al Lanciano e di portare punti a casa. Punti a casa sapendo che una partita difficile come le altre è assolutamente da fare con la massima attenzione, consapevoli sì della forza del Lanciano, però io non voglio assolutamente un atteggiamento remissivo, anzi noi dobbiamo sfruttare le nostre potenzialità, al di là di chi gioca in campo la squadra è pronta e preparata per portare punti a casa.
Virtus Lanciano-Ascoli sarà diretta da Nasca di Bari. L'ultimo servizio, e parliamo di Teramo, intanto dicendovi che questa mattina il Forlì ha depositato ricorso al Collegio di Garanzia del CONI contro Federcalcio, Teramo e Savona Calcio, chiedendo l'annullamento o la riforma della sentenza della Corte Federale d'Appello che ha ammesso in Lega Pro, seppur con penalizzazione, Teramo e Savona. Teramo che ieri peraltro ha formalizzato l'iscrizione al campionato di Lega Pro, e sempre ieri si è presentato ai nostri microfoni uno degli ultimi arrivati in casa biancorossa, ovvero il difensore Enrico Altobello. Altobello, difensore classe 90, arrivi a Teramo con prospettive, suppongo, importanti, no? In una piazza che cerca riscatto. Certo, assolutamente, lo stesso spirito che ho io, dopo un'annata sicuramente non positiva che ho passato l'anno scorso, sto vivendo con il giusto spirito questo inizio di campionato insieme ai miei compagni. Ecco, il tuo excursus, la tua carriera, come si è sviluppata? Sì, ho avuto un'esperienza, ho cominciato all'interregionale, ho fatto C2, C1, arrivando ai playoff, perdendo la finale col Verona per il La B. Poi ho rifatto i playoff con il Savona, sempre perdendo in semifinale. Ho assaggiato la Serie B con il Bari. E l'anno scorso ho avuto questa esperienza non positiva e quest'anno spero sia un anno importantissimo. Sai, insomma, quello che è successo in casa Teramo. Quanto hai seguito, no, le ultime vicende che hanno interessato la squadra di Vivarini? Sì, sicuramente, ma più che altro l'ho seguita dai media come un po' tutti, quindi non è che sono informatissimo sui fatti. Qualche interesse è sicuramente lo spirito che abbiamo insieme ai miei compagni, che è quello di ricominciare. Abbiamo una voglia di vincere impressionante, devastante, ed è quella la cosa più importante. Senti, tu sei un difensore centrale, il Teramo gioca a tre, tu sei abituato a questo sistema di gioco, pensi di trovarti bene? Sì, ho giocato diverse volte, diversi campionati, ho giocato sia a 4 e due campionati a 3, quindi diciamo che sono abituato a questo modo. Sei di Cava dei Tirreni? Sì. Conosci Masullo? Sì, no? Che ti ha detto? È stato lui che me ne ha parlato benissimo, ma al di là di Roberto, che non poteva che parlare bene di Teramo, era irrifiutabile la proposta di venire qui a fare un campionato importante. In bocca al lupo. Crepi. Per chiudere, una notizia di calcio a 5, si giocherà domani la finale di Supercoppa Italiana tra il Pescara Calcio a 5, campione d'Italia, e l'Asti, che ha vinto lo scorso anno la Coppa Italia. La finale di Supercoppa si giocherà alle ore 19 al Pala Rigopiano di Pescara. È tutto per questa edizione del TG6, vi ricordo alle 20:20 circa diretta stadio per seguire l'anticipo di Serie B tra Pescara e Perugia. Grazie e buona serata.